Prima di iniziare il video ci tenevo a salutare Gagliardini e augurargli un buon sabato mattina. Spero che abbia finito di saltellare come in occasione del gol del pari del Monza, mentre era tutto bello, felice e contento. Chissà, magari anche questa mattina si è svegliato ancora tutto gioioso, o forse in realtà gli è andato un po' di traverso, il karma funziona davvero. E ovviamente, signori, buongiorno pure a voi. Buon inizio di fine settimana. Sembra una frase un po' alla Luca Giurato. Spero che abbiate colto la citazione. Voglio parlare un pochettino di quello che è stato il post partita. Ieri vi avevo detto che avevo necessità di aspettare ancora un pochettino. In questo momento è praticamente l'una di notte mentre sto registrando, però volevo farvi iniziare la giornata con un contenuto su misura per cercare di smaltire un po' l'adrenalina. Sono andato in giro con il cane praticamente a mezzanotte in quarto e ora posso dire di essere entrato finalmente nel focus principale di quella che è stata questa partita, questa vittoria. Credo che sia giustissimo mettere in primo piano, in evidenza, le problematiche, i difetti che questa Juve ha, non li nasconde, anzi non fa niente per nasconderli, va quasi ad esaltarli, va quasi ad amplificarli, a mostrarli, si mette a nudo questa Juve, fa vedere quanti difetti ha. Però ragazzi, io vi dico la mia, poi è la mia semplicissima opinione, vale meno di zero, potete sputarci sopra se volete farlo, non è un problema. Però non essere contenti di questa vittoria, non esultare a pieni polmoni per questa vittoria, non godere di questa vittoria in questa situazione qua di classifica, in questo momento della Juventus, lo trovo francamente inconcepibile. Lo dico perché ho letto già tanti commenti di persone che dicono: ma vedi, stai esultando troppo, ti stai esaltando. No, guardate, esaltazione meno di zero. Come dicevo anche ieri sera, guardo le partite della Juve e penso: no, questa squadra, lo scudetto non lo può vincere. Assolutamente no. Però ragazzi, c'è lì. C'è lì. E quindi io a questo punto devo soltanto che stare zitto e aspettare a vedere se avrò ragione. Quindi una squadra del genere, uno scudetto, non lo può vincere. Se effettivamente lo vincerà o se ci sarà un miglioramento. Io tendo a escludere il miglioramento. Io sinceramente il miglioramento ci credo poco e niente. Quindi a questo punto mi metto qua e guardo cosa fanno le altre, guardo cosa farà la Juventus, sono consapevole del fatto che delle partite del genere non capiteranno sempre, ribadisco, metto in primo piano tutti i problemi e tutti i difetti di questa Juve, però che goduria, eh. Cioè non posso farci altro, non posso nemmeno nascondervelo, non mi sembrerebbe nemmeno giusto nascondervelo, e quindi dico così. Andiamo sulle parole di Gatti, che sono molto 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 importanti. Frase chiave, ce l'eravamo detti prima della partita, che alla fine dovevamo essere primi in classifica. Sentite come suonano bene. In settimana ci sono state delle dichiarazioni di Elkan, ha parlato di DNA, io non ho ancora affrontato l'argomento, vi prometto che in settimana vi dico la mia. Adesso c'erano cose un po' più urgenti da trattare, in settimana si è parlato di futuro della Juventus, se ne sta continuando a parlare, anche Allegri stasera ha dato dei riferimenti, parleremo anche di questo, ma poi c'era Monza-Juve. Quindi adesso c'era Monza-Juve e quindi bisogna parlare di questa cosa qua. Finita di analizzare Monza Juve, andremo anche sulle parole di Elkan perché sono importanti. Però la parola DNA credo che sia fondamentale, chiave in questi discorsi che andiamo a trattare. E infatti il giornalista dice: ah, quindi aveva ragione Rabiot. E ovviamente il riferimento alle parole dello scudetto, al fatto che ci credono e bla bla bla. E Gatti non è che fa un giro di parole incredibile, fa la supercazzola per cercare di coprire. Gatti dice: assolutamente, giochiamo per quello. Mi state gasando più del necessario, più del dovuto. Perché ribadisco, io guardo queste partite e penso che questa Juve non possa vincere lo scudetto. Io stesso penso che la Juve non vincerà lo scudetto. La mia richiesta a questa Juve è una e una sola, lo ripeto da mesi, lo ripeto una volta in più, che sicuramente non fa male, arrivare a maggio o aprile a giocarsi ancora lo scudetto. Poi se saremo bravi lo vinceremo, se non saremo bravi non lo vinceremo. Tanto io sono partito quest'anno pensando che la Juve non avrebbe vinto lo scudetto. Quindi rimango coerente, fedele sulla mia idea, però
anche in caso di non vittoria dell'Inter domenica, rimango coerente con la mia idea, perché poi un attimo, perché poi il Napoli ce l'abbiamo anche noi, ci sono delle partite comunque complicate da qui alla fine del girone d'andata, mica solo alla fine del campionato, quindi io rimango dell'idea, cioè non è che se poi l'Inter perde a Napoli noi andiamo in vantaggio, allora io dopo... No, sono ancora dell'idea che no. Però devo dirvi la verità, in mezzo a tanto politichese, perché di questo stiamo parlando, da parte della dirigenza, da parte della proprietà, da parte dello stesso allenatore che anche stasera ha detto, ha continuato a suonare il violino la Rudy Garcia, no? Dato che vi ho detto che d'ora in avanti, tutte le volte che Allegri andrà a tirare fuori questo concetto, questo discorso, io suonerò il violino, e se non è una sviolinata questa, non ho idea di cosa possa essere, perché Allegri ha detto testuali parole, perché ha ripreso la domanda che gli hanno fatto e lui ha detto sì, questi sono tre punti importanti in ottica quinto posto della serie, abbiamo allungato sul quinto, quindi va bene così, ma figuratevi se una squadra che in questo momento va al primo posto in classifica può ragionare su tre punti positivi sul quinto posto, perché l'obiettivo è entrare a giocare la Champions l'anno prossimo. Sono delle sviolinate, politichese puro, proprietà, dirigenza, allenatore. Io sono felice che ci siano i giocatori che invece ti dicono no, senti, guarda, io te la dico proprio papale papale, io scendo in campo con la volontà di vincere, bene, magari in ceppi, meraviglioso, però mi piacerebbe fare qualcosina in più, do solo la camicetta, la casacca della Juventus, quindi sai com'è, ecco. Lascio stare il politichese, anche l'altro giorno Tutti in the Box ne ho parlato e ho detto ragazzi, Allegri qualche conferenza stampa fa ha detto i miei amici mi chiamano Pinocchio, figuriamoci se devo star qui a credere alle sviolinate importanti a Rudy Garcia. E poi c'è stata un'altra frase molto importante di Gatti, che ha detto io vivo per loro, sono disposto a mettere da parte tutto per loro, sono la mia seconda famiglia, si creano legami strettissimi. Parole e musica che mettono in evidenza quello che è il punto di forza vero e proprio della Juventus di quest'anno. Non è tecnico, non è tattico, è di gruppo, perché la Juve è questo oggi. La Juve oggi è un gruppo, una famiglia. E allora entra un pochettino in gioco un discorso che facevo ieri sera con un ragazzo che gioca con me a calcio, mentre stavamo andando a fare allenamento, eravamo in macchina io e lui, stavamo parlando un po' così di calcio, lui tifa Milan, e a un certo punto mi ha chiesto ma voi Gatti come lo vivete all'interno della tifoseria, perché a me sta un po' su, c'ha una faccia che mi sta su. Gli ho detto guarda, personalmente voglio molto bene a Gatti, e stasera, ho detto ieri sera, stasera ne voglio ancora di più se possibile ancora di più, perché in occasione, due occasioni in particolare in cui sono riuscito a interagire con Gatti, mi ha passato qualcosa, ve l'ho già spiegate tante volte, ci tengo a prendermi due minuti per ribadirle anche oggi. A Villar Perosa l'anno scorso, quando tutti i giocatori magari dopo due o tre foto autografi scappavano dentro, Gatti si è fatto tutta la fila, si è spogliato della maglia, delle calze, dei pantaloncini, è rimasto in mutande, voleva firmare gli autografi con tutti, finché non sono venuti la security dell'Juventus a prenderlo per un orecchio e dirgli di andare a fare la doccia, mentre lo trascinavano via si è rifermato a fare gli autografi finché non sono tornati a riprenderlo e riportarlo dentro. E ti ha dato proprio una dimensione umana vivere quella roba lì, farti capire che questo ragazzo che magari quelle robe lì se le sognava e basta, finalmente ce l'ha arrivato, se le voleva vivere. Un'altra cosa, siamo arrivati a Parigi l'anno scorso, io e Lello, dopo la sconfitta per 2-1 con il PSG, pioveva anche a Parigi, fuori dallo stadio, aspettavamo i giocatori della Juventus, l'uscita dei giocatori della Juventus che tornavano sul pullman, tutti sul pullman perché pioveva, avevano perso, non si volevano bagnare, uno solo è venuto a fare le foto con i tifosi. Federico Gatti, io ragazzi, io sono un sentimentalone, ci posso fare poco e niente, è già una storia meravigliosa, ci aggiungo questi gesti che per me sono gesti importanti, se di professione fa il calciatore della Juve, che fa il paio, anzi fa il trio con quella che è stata, se vogliamo, anche quella gag, chiamiamola così, di Gatti che dà un passaggio a un tifoso e lo porta in stazione dopo l'allenamento. Però questo ti fa capire, proprio dal punto di vista umano, un ragazzo che è diverso dagli altri all'interno di questo mondo qui. È proprio una struttura differente
di persona, di umiltà. Ecco, uso la parola umiltà perché secondo me è la parola più adatta. E sempre con questo mio amico milanista parlavamo un po' del Milan di Pioli. Lui mi ha detto: guarda, ho l'impressione che in questo momento qualcuno possa addirittura giocare contro l'allenatore. E allora qua io torno a un discorso che facevo l'anno scorso. Io mi ricordo, me lo ricordo perché me lo ricordo, perché ho preso tante di quelle più brutte parole nei commenti. Però a un certo punto della stagione, l'anno scorso, vi ho detto: ragazzi, so che è una cosa che non si dovrebbe pensare, ma io ho la sensazione che alcuni giocatori stiano giocando contro l'allenatore, ce l'ho. Ce l'ho. E torniamo un pochettino ad aprire anche la parentesi Monza. Paredes, Di Maria e Bonucci, che erano un po' i tre nomi che avevo fatto anche nella pausa della Serie A durante il Mondiale. E io continuavo a dire: ragazzi, a me questi tre qui, un pochettino di puzza sotto il naso mi viene, perché mi sembrano tre giocatori che in questo momento non stanno dando il sangue per la maglia, anzi tutt'altro. E se per Di Maria si poteva pensare al Mondiale, se per Paredes si poteva pensare a un discorso tecnico-tattico, se Bonucci si poteva pensare all'età, poi però tutti i nodi vengono al pettine e guarda caso, Di Maria non l'hai rinnovato, Paredes non l'hai riscattato, Bonucci l'hai mandato via a calci nel sedere, e anche in occasione di una delle ultime interviste di Szczęsny si è tornati su quel concetto lì, e cioè che il gruppo e che rispetto all'anno scorso si vive in una maniera differente, e che rispetto all'anno scorso c'è più umiltà, c'è più apertura, non c'è nessuno che si mette sopra quegli altri. Allora i riferimenti poi sono immediati, sono facili anche da fare, perché oltre a questi tre è andato via Cuadrado, quindi magari c'era anche Cuadrado dentro questo gruppo, non lo so. Però mi ricordo di aver preso dei nomi anche solo per aver pensato e palesato questa ipotesi, che ovviamente non aveva prova, era una mia sensazione, perché c'era qualcosa che non mi tornava, un po' di puzza di bruciato. E allora questa squadra è più scarsa di quella dell'anno scorso, dobbiamo paragonarla semplicemente a una lista. Più scarsa tecnicamente, più scarsa tatticamente, non è cambiato granché. Due cose sono cambiate, due, basta, due soltanto, tre. Una è che oggi non abbiamo una penalizzazione e non dovremo avere una penalizzazione, ma questa la metto via. Non giochiamo le coppe, quindi abbiamo più tempo per recuperare, abbiamo più tempo per preparare una singola partita, più tempo per respirare. Non abbiamo nemmeno quella pressione psicologica che possa andare dei gironi di Champions da superare, ogni modo, oddio, quella partita determinante adesso che ne manca una, 90 minuti per sperare gli incastri, se vinco passo, se no dopo... E vuol dire tanto. Oltre ai viaggi, oltre alla difficoltà, oltre alla possibilità di avere degli infortuni, non avere le coppe è il grande vantaggio di quest'anno, non prendiamoci in giro. L'altro è il gruppo. L'altro è il gruppo. E Gatti non ha detto una cosa tanto per, ha detto: io vivo per loro, sono disposto a mettere da parte tutto per loro, sono la mia famiglia e si creano legami strettissimi. Quindi chiamatemi sentimentalone, non mi interessa, ma io dal punto di vista tattico le grosse differenze con l'anno scorso non le vedo. Dal punto di vista tecnico vedo meno, perché uno come Di Maria non c'è in rosa, uno come Cuadrado non c'è in rosa. L'anno scorso al posto di Hans Nicolussi Caviglia avrebbe giocato Paredes, e Paredes è sicuramente un giocatore con un potenziale incredibile, eppure sono più contento di vedere uno come Hans Nicolussi Caviglia che mi gioca questa partita qua, piuttosto che un Paredes di turno. Perché? Perché c'ha voglia, perché ci crede, perché esce dal campo con la magliettina sudata e sa di aver fatto il suo, di aver dato il suo. Quindi è questo, le due grosse differenze, tre se ne una penalizzazione, le due sono: non giochi alle coppe e c'è più gruppo, e queste robe si vedono. Dico un'altra: questa partita qua l'anno scorso non l'avremmo vinta, assolutamente no, mi dispiace, ma l'anno scorso questa partita non l'avremmo vinta, e non l'abbiamo vinta l'anno scorso, Monza-Juve, in una situazione di emergenza grande. L'anno scorso siamo arrivati a giocarci Monza-Juve e poi siamo arrivati nel culmine, secondo me lì era crollato tutto e mai avrei pensato che Allegri potesse riprendersi in mano la squadra. L'ha fatto, sono state allontanate le mele marce, lo ha fatto in un modo che sinceramente non mi piace, non condivido, semplicemente un modo nel quale nemmeno credo che possano arrivare dei risultati importanti. Però c'è un gruppo dietro, dietro c'è un gruppo, ci sono dei ragazzi, c'è della voglia,
Le risposte che danno Rabiot e Gatti come sono perfette, perfette, perché poi quando sei alla Juve accettare e sentirti dire che giochi per arrivare quarto o nei primi quattro, perché questo è quello che si dice, nei primi quattro, sì, ma la Juve non giochi per arrivare nei primi quattro, non prendiamoci in giro. E la voglia che ti mettono questi ragazzi in ogni partita, secondo me si tocca, è una cosa concreta. E quindi mi sembrava giusto spendere due parole su queste cose qua. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti.